Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Fugia Channel, sono Maga, oggi nuovo unboxing review per quanto riguarda le limited edition dei videogiochi. Abbiamo Bayonetta Special Edition per Nintendo Switch, contenente Bayonetta 2 in edizione fisica, Bayonetta 1 in digital download, una steelbook del gioco ovviamente, degli sticker e delle carte. Arriva con questa confezione molto bella e anche piccola, quasi tascabile, veramente un'edizione carina. E non vedo l'ora di aprirla. Quindi tiro fuori il mio mitico taglierino e andiamo subito ad aprirla. Vi ricordo che Bayonetta era uscito, Bayonetta 2 ovviamente, era uscito anche su Nintendo Wii U. Questa è una riproposta in attesa di Bayonetta 3, che arriverà prossimamente, non abbiamo ancora una data. E intanto per ingannare l'attesa hanno fatto questa bellissima edizione. Opla. Via il box sopra. Nero minimo con il bacino. Opla. Gioco. Siamo. Qua. Steelbook. Bellissima, veramente. Poi ve la mostrerò. E sotto. E due con le carte. Ora direi come di consueto di sistemare tutto e poi procederemo allo spacchettamento. Io direi di iniziare con il pacchettino nero che ha dentro gli adesivi per vederli insieme. Un foglietto, non stavo a spigliarli. Ecco qua, abbiamo uno, due, tre. E fogli di adesivi con vari adesivi del mondo di Bayonetta. Da buon collezionista, probabilmente non gli staccherò mai, li terrò lì per sempre, però dicono che sono attacca stacca, anche se non ci credo. Io sono convinto che se li attaccate una, massimo due volte, poi non si attaccano più. Quindi gli adesivi sono presenti, sono un bel po' e sono anche molto carini, sia di Bayonetta 1 e 2, più le varie mascotte. Poi abbiamo le carte. Arrivano con questa confezione. Ora scoprirò. Ok, si apre facilmente. Poi qua anche sberluccicose. C'è una. Qua. Una, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Abbiamo 22 carte, molto carine le carte della strega, tutte foil da una parte, e sono quelle che sblocchiamo dentro il gioco per sbloccare le abilità, se non erro. Io l'ho giocato Bayonetta 2, è passato un po' di tempo, adesso me lo rigiocherò, penso siano quelle, ma il mio ricordo è quello. Comunque è apprezzabile che ci sia, questo è proprio la cosa in più, è proprio quello che non ti aspetti. Però è bello, per gli appassionati di Bayonetta farà sicuramente contento chiunque. E non dimentichiamoci della mitica steelbook. Bayonetta 1 davanti, Bayonetta 2 dietro e dentro. E due pistole di due colori diversi per ricordare l'1 e il 2 e del posto per la cartuccia. A me piacciono molto queste steelbook, sono molto eleganti e questa è proprio bella, anche un design veramente accattivante. Il gioco, qua mi sono preparato anche il gioco classico che trovate in tutti i negozi di videogiochi, che differenzia lievemente da quello dell'edizione limitata. Anche davanti si nota la scritta Bayonetta in alto a destra, qua invece non c'è, e dietro il nostro è multilingua, quindi c'è anche l'italiano, il tedesco, eccetera. Questo è solo in italiano. E un'immagine delle tre è diversa. Per i veri collezionisti bisognerebbe prenderla e prenderle entrambe, però noi accontentiamoci di questa dell'edizione limitata. Riprendo il taglierino per non distruggere tutto. Quanto
quanto belle sono le confezioni delle Switch. Così piccole mi piacciono tantissimo. Zacchete. Questa non me l'aspettavo. Allora, qua c'è il codice di Digital Download, che è questo qua di Bayonetta 1. E dentro la copertina è doppia. Quindi c'è la nostra cartuccia e la copertina proprio di Bayonetta 1. I ragazzi qua, i collezionisti, devono prendere due copie. Una questa e l'altra la girano. Purtroppo lo farò anch'io, lo so già. Mi conosco troppo bene. Comunque ragazzi, molto belle. Ora sono curiosissimo di aprire anche l'edizione normale per vedere se anche quell'edizione, ma è quasi sicuro, ha la doppia copertina. Quindi apriamo anche l'altra versione. Poi rimetto via tutto, poi sistemo, tanto mai il banco è incasinato. Ricordo anche che il gioco è compatibile con gli Amiibo. Sono curioso, a parte con gli Amiibo di Bayonetta che erano usciti, vediamo se è compatibile anche con altri Amiibo. Non mi sono informato, mi informerò. Se qualcuno lo sa, lo scriva sotto nei commenti. Olè, sì, anche qua c'è la copertina sotto, quindi per i veri collezionisti, per i veri spendaccioni, uno dritto, uno rovescio, e in collezione farà una sporchissima figura. E ricapitoliamo cosa troviamo dentro l'edizione speciale di Bayonetta per la Switch. Allora, steelbook, gioco, carte e adesivi, ovviamente anche una bellissima color box. Nel frattempo, finché ho messo a posto, ho anche fatto il change delle copertine. Guardate che belle. Così in collezione potete avere anche l'1 e il 2. È una cosa proprio da fanaticissimi, però a me piacciono troppo quelle robe lì, quindi me ne prenderò due, poco da fare. Da Maga, del Mondo Virtuale Official Channel, per oggi è tutto. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al Mondo Virtuale Official Channel sia su Facebook che su YouTube. Qua su YouTube c'è la mitica campanellina che se gli sparate addosso resterete sempre informati su tutti i video che facciamo uscire durante la settimana. Nel nostro canale facciamo unboxing, review di statue, guide di lettura sui fumetti, consigliamo film, serie TV, Harry Potter e chi più ne ha più ne mette, insomma video nerd a 360 gradi. Abbiamo anche una pagina Facebook dove condividiamo foto, curiosità, post, trailer dal mondo che seguiamo. E io sono anche su Instagram, se avete voglia di seguirmi anche lì ne sarò felicissimo, metto una foto praticamente ogni giorno del mondo che mi circonda e da lì proprio è nato il nostro hashtag Io sono un virtuale, che vi invito ad usare per raggruppare tutte le foto, tutti i post, tutte le informazioni riguardanti, oltre al mondo virtuale Official Channel, anche voi, quindi le vostre passioni eccetera. E per oggi è tutto ragazzi, quindi ci vediamo, seguiteci, condividete il video e lasciate un commento. Ciao ragazzi!